Ok, allora innanzitutto buonasera a tutti signore e signori, grazie per essere intervenuti a questa serata dove spiegheremo alla cittadinanza che cosa succederà con la variante di progetto che elimina lo shunt. Sono tutti termini un po' tecnici, ma spiegheremo tutte le cose a suo tempo facendovi vedere alcune proiezioni di alcune slide. Allora, la serata è strutturata in 5 moduli. E essenzialmente ci sono 4 interventi, il primo è il mio, poi parlerà il dottor Fossati, l'architetto Anna Massone e l'ingegner Gambarotta alla fine. Dopo il mio intervento faremo vedere anche un filmato. Allora, adesso cominciamo con una presentazione generale di quello che è la variante no shunt del progetto. Allora, di che cosa si tratta essenzialmente? Allora, in data 8 febbraio 2016 viene reso noto dal COCIV, che è il general contractor che costruisce il terzo valico, a mezzo stampa, che è stato dato il via alla valutazione di impatto ambientale per la variante di progetto che abolisce lo shunt, e adesso poi vedremo che cos'è lo shunt, per chi non lo sa ancora, e i documenti sono stati pubblicati. Sono stati pubblicati sul sito del Comune, sono stati pubblicati anche sul sito del Ministero dell'Ambiente. Che cosa comporta questa variante di progetto? La conseguenza è che viene effettuato una diramazione dalla linea del terzo valico che nella località Barbellotta si congiunge alla linea storica Genova-Torino in direzione di Alessandria. Quindi una parte, cioè la prima cosa fondamentale da capire, che una parte dei convogli del terzo valico passerà in città. Qui in questa mappa possiamo vedere di che cosa si tratta. Allora, questa rossa è la linea storica, questo è il terzo valico, questo è il cosiddetto shunt, cioè una diramazione che nelle campagne pozzolesi si distacca dal terzo valico e porta una parte dei treni a allacciarsi, attenzione perché sennò sì, sì, ad allacciarsi sulla linea per Alessandria. Il progetto, chiamiamolo così, no shunt, abolisce lo shunt. E che cosa succede? Per far passare questi treni diretti sulla linea per Alessandria bisogna allacciarsi qua in località Barbellotta. Ora vi facciamo vedere cosa succederà. Ecco, voi tenete conto che questa rossa verso l'alto è il terzo valico, attenzione, il terzo valico, mentre questa trasversale è la linea storica. Qui siamo in località Barbellotta, tra l'outlet e i magazzini della Pernigotti e della Novi. Allora, abbiamo delle opere che verranno costruite in cemento armato, essenzialmente degli scatolati, dei tunnel artificiali e dei tunnel diciamo sotterranei, chiamati naturali ma sono comunque costruzioni di ingegneria, che permetteranno la diramazione dai binari del terzo valico in direzione di Novi Ligure e da Novi Ligure in direzione di Genova sul terzo valico. Uno dei due rami sfrutterà quello che veniva chiamato binario tecnico, che sarebbe un binario di servizio che sarebbe stato comunque costruito e che serviva per il servizio dei treni da cantiere e per la manutenzione del terzo valico una volta in opera. L'altro ramo, il cosiddetto ramo dispari se non mi ricordo male, viene costruito artificialmente staccandosi dalla linea del terzo valico, passando sopra con un salto di montone e allacciandosi alla linea storica. Ora tenete conto una cosa, che di fianco alla linea storica fino quasi in centro città ci saranno comunque due binari, i binari del terzo valico che affiancheranno la linea storica, poi ci sarà l'immissione in linea e lo stacco dalla linea
appena prima del Ponte dello Zerbo. Ok. Le criticità. Allora, ovviamente più treni in città, comprese una parte di treni merci pesanti del terzo valico. Ci sarà rumore, ci saranno le vibrazioni, ci saranno i cantieri in città e anche fuori città, aggiungo, ci sarà un impatto idrogeologico sul Rio Gazzo, sulle falde acquifere e anche sui laghetti del Basso Pieve, che sono quelli che si vedono dalla 35 Ter. Ci sarà un impatto visivo notevole con le barriere antirumore, adesso poi vi faremo vedere, e naturalmente ci saranno altri espropri. Allora, il traffico attuale. Abbiamo fatto una piccola analisi del traffico ferroviario attuale, basato sulla media giornaliera feriale. Ci sono 56 treni passeggeri fra intercity, interregionali e regionali in fermata a Novi Ligure, diretti a Torino, Milano, Genova. Poi ci sono 10 treni passeggeri a lunga percorrenza in transito, una decina diciamo, e poi ci sono 32 coppie, quindi 64 treni merci in transito pure con origine a San Bovo, che passa dalla stazione di Novi. Le compagnie ferroviarie sono le più svariate, c'è Trenitalia Cargo, l'autorità portuale di Savona, Fuorimuro, Oceano Gate, Captrain, Railion e Nord Cargo, quindi una notevole varietà di compagnie che gestiscono il traffico merci. In totale abbiamo 130 treni al giorno in transito oppure in fermata in stazione Novi Ligure. La situazione a regime con il terzo valico, per quanto possiamo evincere dalle carte del COCIV, si comporrà in questo modo. Avremo 30 treni a lunga percorrenza, di cui ragionevolmente possiamo pensare, facendo un'estrapolazione sul traffico degli intercity, che un terzo si fermerà a Novi. Poi abbiamo 26 treni interregionali in fermata a Novi, 33 treni regionali in fermata a Novi e 114 treni merci, quindi fra la linea storica e quelli provenienti o diciamo confluenti nel terzo valico. Quindi la situazione totale a regime sarà di 203 treni al giorno in transito oppure in fermata in stazione a Novi Ligure. Quindi abbiamo 73 treni in più rispetto alla situazione odierna. Allora, facciamo qualche considerazione. Da uno studio degli anni 80 fatto dall'Università di Genova risulta che già 200 treni al giorno passavano sulla linea storica, ma la linea aveva una potenzialità massima che era estensibile fino a 360 treni al giorno. Quindi il terzo valico, verrebbe da chiedersi, rappresenterebbe il progresso? Oppure il progresso sarebbe quello di non devastare il nostro territorio e recuperare facendo una bella manutenzione della linea esistente? Questa è la prima domanda che ci sorge. A livello di treni passeggeri, in fermata l'offerta passa da 56 a 69 treni al giorno e siamo ben al di sotto, chi faceva il pendolare già 20 anni fa sa che siamo ben al di sotto delle potenzialità della linea e dello stesso traffico di 20 anni fa. E quindi a questo punto ci poniamo un'altra domanda: ma tutto questo progetto, questo sfacelo che facciamo sul nostro territorio per aumentare di 13 treni passeggeri al giorno, quando le potenzialità della linea tra merci e passeggeri, la linea esistente arriva a una 360. A livello di treni merci, la linea sarà in grado di assorbire il traffico di 203 treni al giorno, e qui non sto parlando di capacità della linea, ma sto parlando di impatto strutturale, perché di cui 114 treni merci, tenendo conto che un treno merci pesante, quale può essere quello proveniente da un terzo valico, può arrivare a pesare 1500 tonnellate di peso trainato. Se aggiungiamo i locomotori possiamo arrivare a 1700 tonnellate di peso complessivo. Facciamo alcune considerazioni. Ricordiamoci che i treni merci passano in città a 100 km all'ora e possono trasportare merci pericolose. Voi vi ricordate sicuramente di Viareggio. Nessuno se n'è mai dimenticato. Inoltre, è una cosa nota per chi fa ingegneria ferroviaria,
che i treni passeggeri veloci e i treni merci pesanti non possono transitare sulla stessa linea ad alta velocità per motivi di manutenzione. Quindi la terminologia linea alta velocità, alta capacità è fondamentalmente un'utopia, e con questa variante di progetto qualcuno vorrebbe trasformare la linea del Terzo Valico in una linea mista alta velocità, alta capacità, facendogli passare sopra anche qualche treno passeggeri. Quindi ricordatevi il caso della linea ad alta velocità Torino-Milano, sulla quale i treni merci non passano. Quale potrebbe essere l'effetto di questi treni pesanti che passano in gran numero per la nostra città? Alla fine di questa presentazione vi faremo vedere un filmato che potrebbe darvi un'idea di quello che potrebbe succedere. I cantieri, parliamo dei cantieri. Allora, ci saranno dei vari nuovi cantieri che occuperanno sia la zona urbana che quella extraurbana. L'impatto più grande ovviamente sarà sulla zona extraurbana, ma anche nella zona urbana saranno necessari alcuni adeguamenti della linea esistente, per cui sarà necessario mettere in piedi una cantieristica. Per ammissione del COCIV, che è venuto qui a Novi a relazionare in una commissione, i cantieri potrebbero durare fino a 6 anni. Allora, fra i vari disagi che porteranno i cantieri vi sarà la viabilità stradale modificata e deviazioni più o meno temporanee del traffico, chiusura di passaggi, cavalcavia, modifiche di sensi unici e quant'altro. Fra i vari nuovi cantieri che occuperanno la zona extraurbana ve ne sarà particolarmente uno che interverrà pesantemente sulla linea storica Novi Ligure-Tortona. Addirittura si parla dell'interramento di una parte della linea, compresa la stazione di Pozzolo. E questa chiusura comporterà, cioè la chiusura, l'apertura di questi cantieri comporterà la chiusura temporanea, abbiamo messo un punto interrogativo, per almeno 2 anni. Parliamo adesso delle barriere acustiche. Queste barriere acustiche che dovrebbero non farci sentire il rumore dei treni che passano in città. Abbiamo un impatto visivo, chiamiamolo estetico, e una visibilità oscurata. Adesso vi facciamo vedere una simulazione che abbiamo fatto noi con un metodo di, diciamo, simulazione architettonica chiamato rendering, calcolando, leggendo sulle carte del COCIV quali saranno le altezze nelle varie zone, nei vari quartieri delle barriere antirumore. Abbiamo preso il modello proposto da COCIV per le barriere antirumore, l'abbiamo fatto tale quale, e vedremo come diventano le vie del centro cittadino afferenti alla ferrovia. Vi mostriamo l'effetto prima e dopo. Sì, cambiamo presentazione. Ok, allora, questo è il sottopasso di via Crispi, prima e dopo, con una barriera antirumore dell'altezza di 5,5 metri sul piano ferrato. Tenete conto che la parte di colore grigio è sempre 2 metri. Questa è via Ramiro Ginocchio, 3,5 metri sul piano ferrato, prima e dopo. E questa è via Mazzini, 6,5 metri sul piano ferrato. Questa è via Montenero, sempre 6,5 metri. Via Monte Sabotino è la parte dove la barriera sarà più alta, da quello che si può vedere sulle carte del COCIV, sarà 8 metri. Questo è l'effetto. E questa è la passeggiata, Piazza Indipendenza, via Le Saffi. Via Crispi prima, via Crispi dopo. Via Ginocchio,
via Mazzini, via Montenero, via Monte Sabotino, 8 metri, la passeggiata. Ora vi facciamo vedere un filmatino. Cominciate nel 2008-2009, praticamente tutta la casa, non le chiamiamo crepe, sono state classificate ragnatele all'inizio, poi ovviamente sono ingrandite e nel 2009 la cosa non tornava più, poi ho chiamato le ferrovie e si sono allarmati e hanno messo la casa sotto controllo. Ha 75 anni, ha trascorso la vita in giro per l'Italia e poi ha messo radici qui, in questa casa nella zona Castello di Firenze, una casa per sé e per suo figlio, un sogno concreto. Poi è arrivata l'alta velocità. Il danno maggiore è stato in questa casa, perché in questa casa passa la vena dell'acqua. Questa qui è una crepa che arriva da... parte da qui e arriva praticamente al tetto e entra in casa di mio figlio, per cui la stessa crepa che c'è qui si riscontra nella casa di mio figlio, la casa accanto, perché questo è un muro maestro, tra l'altro è un muro di 50 centimetri. Per 5 anni, tutti i lunedì, a casa Alvino arrivavano i tecnici per controllare l'avanzamento delle crepe. Andavano su col foglio della settimana prima. E tant'è che un giorno gli ho domandato: ma scusate, perché mi portate il foglio della settimana prima della lettura precedente? Dice: perché così noi controlliamo il cedimento. Ma come, dico, voi che controllate il cedimento? Gli operai che venivano qui, controllate voi il cedimento, non c'è un controllo a farle. Dopo che voi portate questi dati, qualcuno controllerà. I dati non li controllavamo, lo ammette il presidente del CDA di Nodavia, che è l'impresa costruttrice della TAV, e lo dice in una delle intercettazioni al centro di una complessa inchiesta giudiziaria che ha portato nel 2013 e poi l'anno scorso a decine di indagati arrestati, tra i quali i dirigenti del Ministero e dell'Italferr. Per la prima volta mi sono occupato del progetto del sottoattraversamento dell'alta velocità a Firenze nel 2009 con il gruppo locale del Movimento 5 Stelle, insieme ai comitati. C'è stato subito un confronto che ha dimostrato come il progetto fosse un progetto completamente folle. 7,5 chilometri che attraversavano il sottosuolo di Firenze e praticamente sventravano il sottosuolo di Firenze, con rischi per la falda, rischi per l'inquinamento che derivava poi nel momento in cui venivano portate le terre di scavo altrove, con rischi per la salute e per le case dei cittadini che vivono vicino al tracciato. Ed è
eccolo il tracciato dell'alta velocità. Il treno all'altezza della zona di Castello si interra in un tunnel che dovrà passare tutto sotto la città per spuntare dall'altra parte. Un'opera mastodontica, dalle imprevedibili pressioni di costo. Tutto questo per recuperare appena 5 minuti nella tratta Roma-Milano. Un'opera che potrebbe arrecare danni alla città e che ha preoccupato anche l'UNESCO, che infatti ha scritto una lettera allarmata al sindaco di Firenze, Dario Nardella. I danni comunque sono già cominciati con i lavori propedeutici. Io difendevo 200 famiglie preoccupate per la loro casa e per la loro salute perché vivono vicino al tracciato del sottoattraversamento. Il procedimento era un procedimento d'urgenza che chiedeva un giudice in presenza di tante prove, delle lacune e dei difetti dell'opera di bloccarla per capire se davvero le case e la salute dei cittadini erano al sicuro. C'è un processo aperto. Che vuole? Una volta non ricevono una lettera, una volta non ricevono una convocazione, un'altra volta manca uno, un'altra volta manca l'altro. Si ha a che fare con le ferrovie, con l'assicurazione. Loro avevano fatto i lavori che loro hanno chiamato propedeutici all'alta velocità, non denunciati, non avvallati da nessun coso. Infatti i danni provenivano anche da quelli, capito? Ma loro continuavano a dirmi, quando volevano che io firmassi il testimoniale di Stato, e dicevo, guardate, andiamo di là, andiamo a vedere la buca che avete fatto. Ma quelli non sono per l'alta velocità, quella buca lì, quelli sono lavori propedeutici per l'alta velocità. Che me ne frega a me se sono propedeutici o se sono lavori effettivi. A me mi interessa che questi mi hanno fatto i danni. A fronte di un danno di 400.000 euro, hanno offerto 64.000 euro. Non è che finiti i lavori si è fermata la casa. La casa continua a muoversi. Non è che ci vuole molto, basta anche guardare l'interno. Pavimenti, ovunque tu vada il pavimento si muove. Al di là di come va il mercato, con questi problemi si cambia una casa. È già difficile farla in condizioni normali, con una minima ristrutturazione, ma con un immobile così, cosa si racconta? Cosa racconta la famiglia? Per mia moglie lunedì era un giorno maledetto. Non sapeva se sarei stato qui la sera o no. E questo gli ha portato delle conseguenze. Mi è morta in mano. Io non so quanto reggerà anche la mia pazienza. Perché poi ho 75 anni. Se mi scappa la pazienza, tutto quello che mi possono fare è di mettermi a casa. E io qui ho tutto. Meno che la tranquillità. Mia moglie è morta con tutta probabilità a seguito di questi maledetti. Da 2 anni i controlli sono terminati, i tecnici sono andati via e la famiglia Albino è rimasta sola con il dramma di vivere in una casa che non dà sicurezza. Cittadini che devono combattere loro da soli contro un sistema e... Ma bisogna farlo senza ammalarsi. Ma io ci provo, spero, c'è un figlio. Gli errori del passato in questo nostro paese non insegnano mai. Il grande progetto TAV aveva già prosciugato 54 km di corsi d'acqua nel Mugello per i lavori di scavo delle gallerie che collegano Firenze con Bologna. I danni sono irreversibili, non si può più tornare indietro, c'è scritto nelle carte del processo in corso a Firenze. E ancora una volta, chi progetta, chi decide, chi pianifica è sordo agli allarmi lanciati da tecnici, docenti universitari, architetti e cittadini. Questa è una stazione unica al mondo perché costerà l'ira di Dio sottoterra e ospiterà soltanto 2 treni, uno che va in su e l'altro che va in giù. Siamo al cantiere della stazione Foster, dove in futuro dovranno fermarsi i treni della TAV, circa 1 chilometro di distanza in linea d'aria da Santa Maria Novella.
Il cantiere è in piena attività, anche se il resto del progetto è fermo. Tutto il resto della linea sottoterra passerà perpendicolarmente al percorso delle falde acquifere che vengono giù da Montemorello e vanno verso sud. Quindi è sicuramente un impegno grossissimo sul futuro, insomma, sul futuro delle prossime generazioni. Tutto questo, ripeto, per due treni, per un viaggio che potrebbe avvenire tranquillamente come sta avvenendo adesso in superficie, con molte meno curve. Nel dicembre del 2003, se non sbaglio, viene fatto un nuovo progetto, stazione Foster, tutta luccicante, il segno del futuro, sarà, diciamo, l'architettura che va verso il futuro. In sostanza questa architettura è talmente importante che non è mai stata sottoposta alla cittadinanza, non c'è una valutazione di impatto ambientale e si procede così in una maniera che è scandalosa. Le cose sono andate talmente per le lunghe che è nata una sorta di indifferenza e quasi di sensazione che poi alla fine tutto ciò non avverrà. Basterebbe soltanto fermarsi, basterebbe non sperperare più denaro pubblico. La facoltà di architettura dell'Università di Firenze ha già dimostrato che può esserci un progetto alternativo, che è un progetto in superficie, perché ricordiamolo, l'alta velocità passa già da Firenze, passa regolarmente da Firenze. Il progetto dovrebbe semplicemente far risparmiare 5 minuti all'alta velocità che passa da Firenze e dovrebbe dargli una corsia preferenziale. Ma ripeto, la Facoltà di Architettura di Firenze, alcuni professori hanno dimostrato che c'è un progetto alternativo che, aggiungendo due binari in superficie soltanto per un piccolo tratto e sfruttando le diverse stazioni che ci sono a Firenze, potrebbero dare una corsia preferenziale al treno dell'alta velocità e non buttare i soldi dei cittadini. Firenze, anche se i contratti sono stati firmati, i contratti sono comunque carta. Firenze è qualcosa di più di un pezzo di carta. Speriamo che questo filmato vi abbia dato un'idea, speriamo che non siate rimasti troppo scioccati e adesso passiamo all'intervento del dottor Fossati, geologo, che entrerà un po' più nel dettaglio tecnico dell'impatto idrogeologico sulle falde, sul Rio Gazzo e sui laghetti e altri aspetti, diciamo, legati alla geologia del nostro territorio. Sì, buonasera e benvenuti. Aspettiamo che parta. Allora, come vi ha già fatto vedere Andrea, questo qua è il progetto di eliminazione dello shunt. In rosso il vecchio shunt, in rosso qui i due binari, il binario pari e il binario dispari, cioè praticamente qui vengono fatte una serie di opere per cui i binari vengono deviati e poi portati sulla linea storica che è questa qua. Nel preliminare che avevano presentato un paio d'anni fa, poi l'avevamo già parlato in consiglio comunale, quando ha fatto il consiglio comunale aperto, era prevista anche l'interramento della linea Pozzolo, Novi Pozzolo Tortona all'interno del comune di Pozzolo Formigaro. San Bovo era scritto molto più grosso nel preliminare che non in questo definitivo, nel senso che era preso
maggiore considerazione che non adesso. Allora, perché si è fatto il progetto dello Schunt? Si è fatto il progetto dello Schunt perché queste sono parole prese dalla relazione del COCI, su richiesta degli enti locali che non hanno accettato a suo tempo il passaggio dei treni all'interno del comune. Cioè, ha detto: noi ci va bene il terzo valico, ma non ci va bene che i treni passino dentro a Novi. Trovate un'altra soluzione. Hanno trovato un'altra soluzione che era lo Schunt. I primi, dispiace dirlo ancora una volta, a contestare questa cosa siamo stati noi, per il fatto che, se vi ricordate, se qualcuno ha fatto è venuto alle altre assemblee, si diceva: adesso a Novi hanno tutti la casetta con la tavernetta dove fanno le cene con gli amici, a Pozzolo ci sono gli agricoltori con lo Schunt, nella tavernetta ci vanno con la barca e a Pozzolo rimangono senza acqua. Questo è una cosa che è stata tolta. Praticamente tutta quella galleria non si fa più. In cambio di questo ci sono 2125 giorni di cantieri, vendendoli per buoni, nel senso che, come sapete, viviamo in una regione dove qualche volta nevica, qualche volta piove molto forte, poi ci sono i Natali, le Pasque, eccetera. Quindi questi, diciamo, sono solo sulla carta, sono 6 anni che, diamogli alla buona, potrebbero diventare 8. E ora non so se qualcuno di voi è mai stato sotto la Pieve o giù dalla Merella e vede di che cantieri stiamo parlando. Cioè, non stiamo parlando dei cantieri dell'impresina che sta ristrutturando il tetto, stiamo parlando di un certo tipo di cantieri, quindi con centinaia di camion al giorno che girano, portando, fino a questo momento non si sa ancora bene che cosa abbiano portato giù dalla Pieve, perché i controlli sono venuti molto dopo, quando è intervenuta la magistratura di Genova a fermare i cantieri di Cravasco, perché avevano trovato la morte. Quello che posso dire io, leggendo la relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica, la prima cosa a cui ho pensato è questa. Allora, ho fatto recentemente per il comune di Montecastello una ristrutturazione. C'era un capannotto di lamiera e l'hanno trasformato in muratura e ho dovuto seguire questa normativa, che sono le norme tecniche per le costruzioni nuove, quelle del 2008, per cui tutti i professionisti hanno dovuto fare corsi su corsi per riuscire a capirle, la circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che dà le direttive per queste norme tecniche, l'ordinanza sulla sismica. Montecastello, come Novi, è in zona 3, quindi sono previste, c'è tutta una normativa riguardante la sismica, l'Eurocodice, eccetera, eccetera. Loro, col decreto ministeriale dell'88, dove bastava passare dalla casa e dire: ma quella casa lì sta in piedi? Sì, allora possiamo farne anche una qui. In sostanza, queste norme tecniche, loro per un'opera del genere hanno applicato le norme tecniche dell'88, cioè quelle che non prevedevano praticamente niente, la consultazione di un paio di carte, un po' di foto aeree, 2 libri, eccetera. Quindi diciamo che se uno prendesse già queste relazioni e le portasse davanti a un giudice, gli potrebbe tranquillamente dire: il progetto, se parte da questi presupposti, è già da fermare in partenza, perché a me non accetterebbero mai una relazione per un capannone in lamiera trasformato in muratura, non me l'accetterebbero mai se io mi attengo a queste normative. Stiamo accettando un'opera da 6 miliardi e 300 milioni di euro fatta con questa normativa. Idem per il modello numerico idrogeologico, cioè quello che hanno utilizzato per vedere come vanno le falde, eccetera, eccetera. Anche questo, sempre preso dalla relazione del COCI, siamo sempre su questi due decreti e sulla circolare esplicativa, quindi sempre fuori norma. Nonostante questo, sono riusciti a dirci che le falde in questo territorio vanno in questa direzione, cioè questa è la linea storica, questo è il binario dispari, questa è la linea, quella doppia è la linea di valico, e le frecce blu indicano dove va l'acqua, cioè va verso Scrivia. Cosa che, senza fare tanti studi, avessero preso il PAI che abbiamo fatto noi, c'era già, quindi potevano farne a meno di spendere tanti soldi, bastava che si attenessero alle carte esistenti. E quindi questo è quello che hanno tirato fuori. Una cosa interessante da vedere: questi sono praticamente all'interno dei sondaggi fanno delle prove di permeabilità, cioè per vedere se l'acqua passa o meno. Questa, di qua abbiamo le profondità e di qui il livello di velocità dell'acqua, cioè più siamo in là più è permeabile, no?
Vedete che nei primi metri sostanzialmente abbiamo, si raggruppa la parte più permeabile, cioè dove l'acqua scorre. Quindi vuol dire che l'acqua, per loro stessa ammissione, scorre, diciamo, da un minimo di addirittura piano campagna a Cascina Mofa fino a un massimo di un 15 metri. Cosa fanno loro? Fanno una trincea profonda 11 metri che via via, mentre arriva verso Novi, poi al Cipian, si collega con la linea storica, sale sui 4 metri. Noi abbiamo già presente cosa è successo con i lavori della TER, facendo quel rilevato con pochi criteri, cosa è successo nel Basso Pieve negli ultimi anni, non solo nell'anno dell'alluvione, ma anche negli anni in cui è piovuto normalmente e che comunque si andava a bagno. Creano quindi un'altra galleria, un'altra diga sotterranea profonda 11 metri, sempre perpendicolarmente alla falda. Quindi, per loro stessa ammissione, dicono, passando nell'acquifero FL2, che sarebbero quelle alluvioni, la parte superiore, isolano il lobo più orientale del terrazzo, potrebbe essere completamente drenato. Poi dicono, in effetti non è presente alcun pozzo, però quest'acqua che viene drenata dalle falde e non va più verso Scrivia e si trova un muro davanti che può essere o in cemento armato sottoterra, oppure può essere una trincea, o può essere un rilevato, dove va a finire? Va a finire nel nostro caro Rio Gazzo, che passa in mezzo alla città. Ammissione del COCIV è stata, vabbè, ma guardate che voi il problema di Rio Gazzo ce l'avete già, nel senso, a bagno ci andate già, aggiungiamo questa cosa qua. E detto, se volete vi facciamo un altro scolmatore. Allora, scolmatore ce n'è già uno, che ha scolmato zero, ma non per colpa dello scolmatore, poverino, che aveva un suo significato, per il fatto che ci crescevano gli alberi in mezzo. Allora, COCIV farà come opera compensativa un nuovo canale scolmatore per il costo di 5.500.000 euro, più o meno valutato, ma poi quando COCIV se ne va, questo canale scolmatore ce lo lascia in eredità a noi, con quello che non riusciamo a tappare i buchi nelle strade perché non ci sono i soldi, figuriamoci a mantenere un canale scolmatore. Quindi tutta questa parte qui, a parte avere i treni che gli passeranno sulle orecchie, avrà anche il problema che quando verranno le famose bombe d'acqua facilmente andrà a bagno. In tutto questo sono riusciti, ora qui si vede un po' male, comunque sono riusciti a arrivare a delle conclusioni. E le conclusioni, io c'è un forte uso del condizionale. Se andate a vedere, non dovrebbero, avrebbero probabilmente, questo potrebbe indurre deformazioni, cioè praticamente io pago un'opera da 6 miliardi e 300 milioni e questi mi dicono che non sanno se forse potrebbe, è un modo, come si dice tecnicamente, di pararsi il culo, nel senso, io ve l'avevo detto che avrebbe potuto succedere la subsidenza, per esempio. Cosa vuol dire? Questi tirano su migliaia di litri al minuto con dei pozzi per poter mantenere gli scavi aperti e le case che ci sono intorno probabilmente si abbassano un pochino, ma loro l'avevano detto che probabilmente era così. Se la commissione poi si preoccupa, alla quale è stata presentata, si preoccupa solamente che le barriere siano in vetro e non in cemento, perché così almeno sono trasparenti, e non si pone questi problemi dei condizionali, c'è da farsi qualche domanda. Niente, poi dal punto di vista del comportamento geotecnico e geomeccanico sono prevedibili deformazioni e subsidenza a livello della superficie. Quindi già loro, avendo fatto poco, comunque arrivano a dire alla conclusione che dei problemi nelle case circostanti, dei problemi per il drenaggio della falda, che loro non dicono che la buttano a Rio Gazzo, loro dicono semplicemente che viene drenato. Quindi prepariamoci a un futuro tutt'altro che rosa. Adesso vi faccio vedere un filmato anch'io che un po' meno, che dura 1 minuto e 20. No, e poi un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire, tutto questo problema delle falde, del fatto che creano questa diga, loro lo risolvono con un bypass.
hanno studiato il bypass, cioè sotto quest'opera, sotto gli 11 metri di galleria, ci mettono un metro di ghiaia, dicono. Allora, se io la metto a 11 metri, ce la fa ad 11 metri, va bene, me la porta via e continua il suo percorso. Ma se io la falda, come ce l'ho nella maggior parte del territorio, ce l'ho a 4 metri e sotto c'ho l'argilla, loro mi fanno un bypass sull'argilla dove acqua non ce n'è e la mia continua ad andare verso il mio cazzo. Adesso se riesco... Luigi. Ve lo faccio vedere un'altra volta. Guarda, dai. Il bello devo dire. Metti le rete, lo guardiamo un po'. Come vedete non sono tanto pratica di mezzi tecnici e non ho filmato. Semplicemente io vorrei fare alcune riflessioni su quello che abbiamo sentito, su quello che ci è stato spiegato, su quello che si è potuto leggere dal progetto di variante. Innanzitutto, come prima cosa, la prima riflessione sulla modifica dello shunt viene fuori dalla lettura delle relazioni in cui dappertutto è ripetuto che questa modifica con l'eliminazione dello shunt deriva dalla applicazione di una delle prescrizioni che erano state fatte nel momento in cui è stato approvato il progetto. Nella delibera di approvazione di questo progetto c'erano circa 80 pagine di prescrizioni che riguardavano tutto il percorso e che riguardavano anche aspetti molto seri come ad esempio la protezione delle sponde dei fiumi, interventi nelle zone di parco, eccetera eccetera. Per quanto ne so, non è stata fatta nessun adeguamento e nessuna variante se non questa dello shunt. E a pensar male si fa peccato, ma si può pensare che sia stata una variante facile da realizzare, perché la soluzione tecnica è semplice e perché effettivamente costa anche molto meno. In una delle relazioni che ho letto sono indicati gli importi delle cifre che si possono risparmiare con questa nuova soluzione. Non me le ricordo più, ma sono importi considerevoli, sono importi importanti. Quindi già questa è una riflessione da fare. Perché si fanno solo alcune varianti e non tutte? Perché si accettano solo alcune prescrizioni e non tutte? Che tante amministrazioni avevano chiesto adeguamenti, aggiornamenti, eccetera, non tutti hanno avuto risposta. Riguardo la città di Novi, effettivamente io ricordo, non mi ricordo più in che anni, ma negli anni 2000, quando si parlava del progetto dell'alta velocità, una delle preoccupazioni che erano emerse era proprio quella del passaggio dei treni in città e dell'impatto del rumore, del traffico, delle vibrazioni, eccetera, eccetera, cosa che vi aveva fatto notare poi anche Davide. Ora ritorniamo a questa soluzione. Avete visto le simulazioni, sono impressionanti, ma nel progetto sono proprio previste queste cose. Sono previsti diversi tipi di barriere per una valutazione, a seconda del momento in cui ci sono i cantieri e c'è una prima fase di esecuzione, dal momento in cui invece c'è la linea effettivamente in funzione con quelle barriere, con quelle altezze lì.
Rispetto ai riferimenti di legge, per cui Davide diceva, per esempio sulla relazione geologica si fanno riferimenti solo a leggi superate, effettivamente anche nelle valutazioni di impatto ambientale si richiama dappertutto il riferimento a tutti gli studi e a tutte le norme che sono contenute nel progetto iniziale, cioè quello del 2005. Infatti ci sono le previsioni, ci sono le stime di traffico basate sulle previsioni di spostamento di merci che erano calcolate nel progetto iniziale, anche se anche in questo caso, come si diceva sulla relazione geologica, chi scrive mette lì qualche dubbio, cioè dice: noi abbiamo tenuto i dati che vengono dallo stima di traffico dello studio iniziale, però siccome sappiamo che c'è una frase bellissima, dice: questi dati e questi dati quantitativi e le stime di crescita che erano state adottate allora si sono rivelate ad oggi abbondantemente ottimistiche, e quindi teniamo il dato, il quadro progettuale dei quadri, delle stime che erano state fatte, teniamo la stima più bassa, però poi la abbassano ancora un pochino, perché effettivamente chi ha progettato questa cosa si è reso conto che probabilmente aveva usato dei dati molto ottimistici. E allora, alla fine, al di là del discorso sulla città di Novi, che a questo punto avrà definitivamente, se questo progetto va avanti così, la realizzazione di una barriera ancora più insormontabile rispetto a prima, cioè Novi è tagliata in due dalla ferrovia, ma così sarà ancora più tagliata in due. Cioè, non, la mia impressione dal punto di vista, io ho lavorato nel settore dell'urbanistica, quindi ho anche un po' un difetto, diciamo, di visione che dipende dal lavoro che ho fatto, però non si può più immaginare di riuscire a superare questo ostacolo, cioè questa barriera che è stata costruita nel 1860, quindi in un momento molto diverso da oggi, a questo punto diventa una barriera definitiva, un muro di Berlino che non si potrà più attraversare. E anche se ci saranno le opere di permeabilità che erano state immaginate, comunque ci sarà sempre questo muro così. Quindi alla fine quello che ci deve far riflettere è che in fondo anche questa variante di progetto cambia un pochino qualche cosa, ma di poco, cioè la sostanza è che si fa un'opera un po' come quella di Firenze, che ha un costo altissimo in termini di denaro, un costo altissimo in termini di impatto, un costo irreversibile di impatto sull'ambiente, un costo sulla salute, sulle persone, sui disagi, che non è compensato dai vantaggi che si possono ottenere. Perché se oggi cerchiamo di ragionare su eventuali vantaggi, gli eventuali vantaggi quali sono? Quello di trasportare un po' di merci per un tratto molto breve, perché questo famoso sistema di collegamenti ferroviari tra il porto di Genova e i porti del nord Europa non è che funzioni con questi primi 50 chilometri e poi tutto il resto manca. Allora, la riflessione che va fatta è: si potrebbe sacrificare qualcosa di ciascuno di noi se ci fossero veramente dei grandissimi vantaggi, se
se noi se questa piccola zona, quest'area del paese contribuisse ad esempio con quest'opera a migliorare il clima e l'ambiente, a partecipare alla riduzione del CO2 e quant'altro. Uno potrebbe immaginarsi che costruendo la ferrovia si toglie tutto il traffico dalla nostra zona e quindi non si emette più il CO2, le polveri sottili, eccetera. Però questo non mi sembra che stia succedendo, anche perché di qui passeranno forse questi treni veloci che si è detto, ma non migliorerà il trasporto locale, ad esempio. E quindi le merci e le persone di questa zona continueranno a viaggiare con le macchine o con i treni in ritardo, con i camion, eccetera. Il trasporto pubblico sarà così languente come adesso, per esempio, probabilmente, perché non ci saranno le risorse, perché queste risorse non esistono, e neanche questo trasporto veloce potrà contribuire a riversare delle risorse sul territorio locale. Neppure i cantieri, mi sembra, perché anche questi grandi cantieri non hanno portato quella grande occupazione a livello locale, no? So che anche le associazioni degli artigiani si erano lamentate perché non c'era la possibilità di lavorare. Quindi alla fine le considerazioni che possiamo fare noi da semplici cittadini sono che non sembra che ci sia questo grande, che si possa partecipare a una grande operazione di progresso, di miglioramento e di costruzione di un futuro nuovo. E quindi non si può che ribadire una contrarietà a queste cose. Tra l'altro, una cosa che a me è sempre stupito è perché al di là delle persone che partecipano alle manifestazioni e alle assemblee, eccetera, non ci siano poi riflessioni su questi argomenti e non ci sia nemmeno una, non saprei come chiamarlo, una levata di scudi, una voglia di picchiare un po' i pugni sul tavolo da parte di chi potrebbe probabilmente contare un po' di più dei semplici cittadini. Cioè io mi chiedo come mai gli enti pubblici, gli attori pubblici, le persone che hanno una certa autorità accettino tutte queste proposte senza farsi delle domande, senza ribellarsi un po', insomma. Me lo chiedo anch'io. Ce lo chiediamo in tanti, penso. Esatto. Cioè, a me sembra che non si svolga un ruolo di orientamento, di protezione, di tutela del proprio ambito, del proprio territorio, del proprio ambiente, e che si accetti un po' così supinamente. Ecco, questo è quanto. Non volevo dire altro. Adesso è previsto l'intervento dell'ingegnere Luigi Gambarotta. Vi chiediamo pazienza un minuto, mettiamo in ordine in marcia il proiettore e tutto il resto e poi siamo pronti. Buonasera a tutti. Il mio intervento
sarà, come dire, più focalizzato un po' sul tema generale, perché penso che se si parla di shunt, non shunt, eccetera, però bisogna anche avere qualche idea su in quale contesto siamo inseriti e in che situazione ci troviamo. E quindi vorrei, il titolo sarebbe Terzo Valico dei Giovi, per capire qualche cosina sull'argomento, e il territorio novese, perché ci siamo dentro. In realtà, diciamo, tutto nasce con un progetto che data ormai 20 anni fa, un periodo della storia dell'Europa molto, come dire, rivolta verso grandi obiettivi, alcuni dei quali sappiamo che purtroppo per noi si sono dimostrati, insomma, limitati. Questo progetto delle linee che collegano ad alta velocità o ad alta capacità l'Europa, diciamo, prevede una linea, questa in arancione, che collega Genova con Amsterdam, con Rotterdam, attraverso un passaggio che vede Milano-Novara e poi la Svizzera attraverso il Gottardo e Sempione e poi su verso il nord. Questo, diciamo, è un progetto del 94-95, poi vediamo più avanti cosa succede a questo. In particolare, poi, se andiamo un attimo a vedere la nostra situazione del nord-est, del nord-ovest italiano, vediamo le linee principali, le linee secondarie, e questa visione però è una visione che è parziale, non ci dà un quadro effettivo dello stato attuale delle cose, perché vedete, mentre una volta se voi volevate andare a Bologna in treno con un interregionale ci andavate passando da Piacenza, oggi dovete andare a Milano, prendere il Frecciarossa a Rogoredo e poi andare a Bologna spendendo 60-70 euro. Quindi questo quadro è un quadro che è un po' superato, però al di là di questo era solo per dare una situazione di insieme, vedete quante linee ci sono e andiamo un po' a vedere meglio la situazione che collega la Liguria, il mare con il Basso Piemonte, in particolare con due punti nodali, forse è bene tornare indietro. I punti nodali sono la linea Genova-Milano e la linea Genova-Alessandria-Novara e poi attraverso Luino, eccetera, Sempione e Gottardo, no? Allora, noi abbiamo due linee storiche, cioè due linee che vanno da Genova a Novi attraverso Arquata, che sono la linea storica del 1855 e poi la succursale che è del 1900 e qualche cosa, adesso poi lo vediamo meglio. Poi abbiamo la linea Genova-Ovada, Alessandria, che è un'altra linea che porta su ad Alessandria, e poi ve la segnalo perché poi ne riparleremo più avanti, c'è anche quella che da Savona va su ad Alessandria, eccetera. Quindi abbiamo addirittura 1, 2, 3, 4 valici oggi, prima del terzo valico. Quindi il terzo valico in realtà potremmo chiamarlo quinto valico, per essere più realisti. La situazione che abbiamo quindi è questa linea, la succursale, la linea storica, gli sdoppiamenti, eccetera. Abbiamo in una distanza di 20-25 km un numero di linee ferroviarie che è elevatissimo, d'accordo? E quindi molti di noi, anzi noi tutti che ci opponiamo a questa linea, siamo fermamente convinti, anche dati alla mano, che c'è capienza nelle linee esistenti purché se ne faccia una manutenzione e un uso adeguato, cosa che certamente non conduce a quelle esborsi, a quegli investimenti che invece il terzo valico produce. Il terzo valico ha questo percorso, è quasi tutto in galleria, c'è delle zone aperte, qua questa è ancora la versione diciamo del con lo shunt.
Novi ne avrà, diciamo, avrà delle opere compensative, è succulente, la tangenzialina, no? Con i sottopassi di San Bov e collegamento a Pozzolo, poi la rotonda di Piazza del 20 Settembre, opere di permeabilità, come accennava prima l'architetto Massone, con sottopassi ferroviari e sottopassi stradali, eccetera. Quindi, diciamo, una situazione di grande interesse per la città. Poi vabbè, c'è il discorso San Bovo, sul quale ci sono visioni diverse. Se parlate con qualcuno che si occupa di logistica, vi dirà che far fermare un treno a San Bovo, scaricare il contenuto e farlo proseguire su dei camion ha dei costi, si chiamano rottura di carico, ha dei costi molto elevati e che non rendono competitiva l'operazione. Comunque questo è un punto di vista. Vediamo a che cosa serve tutto questo. Serve per il porto di Genova, no? Allora vediamo un po' la situazione del porto di Genova. Negli anni in cui si è pensato di fare il terzo valico, parlo degli primi anni 90, ai tempi del senatore Grillo, il quale è stato indagato perché ha promosso l'esecuzione di tutta una serie di gallerie facendoci spendere un sacco di soldi a gratis. Comunque, diciamo, negli anni 90 il porto di Genova, in termini di container, aveva un traffico di 600.000 e prevedevano che oggi, adesso non sto a spendere tempo, ho fatto comunque una relazione di 2 ore su questo argomento, ho elementi probanti, si prevedeva una crescita ad oggi, cioè al 2016, da 600.000 a 10 milioni di TEU, cosa che invece non è stata ottenuta, perché nel 2014 dal porto di Genova sono stati scaricati 2 milioni e 100.000 TEU, quindi una crescita che non c'è stata e che quindi ha reso tutte le aspettative vane dal punto di vista funzionale. Tra l'altro c'è un altro aspetto che bisogna ringraziare l'amico Balduzzi, che l'ha messo in evidenza in tante circostanze. Lo dico con un senso anche di dispiacere, ma dovete sapere che dopo che hanno scavato e hanno abbassato il fondo del canale di Suez e portando il pescaggio delle porta container a 20 metri di profondità, è un argomento che i SITAV usano per dire c'è bisogno di dare uno sfogo a questa potenzialità del canale di Suez. E in realtà adesso tutte le grandi compagnie, tutti i grandi costruttori di navi, che caso strano sono Samsung eccetera, cioè quelli che fanno le cose che facevamo noi una volta, no? Telefonini, ma soprattutto lavatrici eccetera eccetera, realizzano attualmente delle petroliere, delle porta container che si chiamano Super Suez, che pescano a 16 metri e che trasportano, hanno una capacità di 18.000 TEU, cioè di 18.000 container. Queste navi, pescando 16 metri, non riescono a entrare né nel terminal contenitori VTE di Voltri, né nel SEC a Calata Sanità a Genova, perché queste pescano 15 metri e 14 metri. Quindi l'unica possibilità che hanno queste navi per andare a scaricare i loro container è andare a Vado, dove il porto ha un pescaggio di 20 metri. Non per niente Maersk sta costruendo il porto di Vado, questo è uno dei motivi, e da Vado c'è una linea ferroviaria che porta ad Alessandria, come vi ho fatto vedere prima. Quindi ciò che stiamo facendo è senza senso da un certo punto di vista, salvo dragare tutto il porto di Genova, o perlomeno dragare le zone del porto di Genova che dovrebbero gestire tutta questa quantità di container, quindi un'operazione che è tutt'altro che semplice. E poi abbiamo anche dei riscontri, cioè i riscontri sono che lo stesso Moretti, che è stato presidente di RFI, ha dichiarato più volte che il terzo valico non serve a nulla. Ora, se lo dice lui, non lo so, ma se avete dei dubbi su Moretti, come ce l'ha il nostro sindaco,
allora potete riferirvi a un nostro concittadino che è Giancarlo Laguzzi, che è stato amministratore di una grossa società di trasporti che condivide totalmente il punto di vista, cioè non serve a niente. E ci saranno, non sono ancora noti i costi di funzionamento del terzo valico, per cui non si sa se i trasportatori avranno interesse, avranno convenienza a usare il terzo valico. Non lo sanno, cioè è pazzesco. Cioè uno fa un'opera da 6 milioni e 200 mila, di 6 miliardi e 200 mila milioni di euro, d'accordo, e non sa, non ha un piano economico. Il documento di motivazioni economiche di quest'opera è un documento di 23 pagine. Se qualcuno lo vuole, finalmente ce l'abbiamo, dopo che è venuto qua a Novi il sottosegretario Nencini, che dopo 7-8 mesi attraverso il senatore Scibona è riuscito a farcela via. Ma poi la prova che la visione è completamente cambiata nasce dal fatto che anche l'Unione Europea non finanzia più l'opera. Quindi capite com'è la situazione. E noi siamo qua che stiamo pensando se deve passare, se dobbiamo fare lo shunt oppure se deve passare da Novi. Poi c'è un'altra questione che tutti dicono, però ci sono delle, tutti dicono, io sono stato in consiglio comunale, mi dicevano ci sono delle ricadute occupazionali. Sì, perché porta un sacco di lavoro, no? Guardiamo un po' l'elenco delle ditte che lavorano qua. Sono queste: Orbassano, Milano, Campobasso, Borgosesia, Chieti, Napoli, eccetera. C'è solo Roberto di Tortona che lavora, che è della zona. Ho lavorato, e ci sarebbe. Non sono aggiornato, scusatemi, non sono aggiornato. Ma se voi volete fare una riflessione che tutti hanno fatto, no? Sulla questione dell'occupazione, ma scusate, ma se fosse se ci fosse un'occupazione per i novesi, dovremmo pensare che i novesi vanno a stare lì durante il periodo lavorativo, no? Vanno in vacanza alla Chiesa. Cioè perché costruiscono queste cose se ci danno lavoro? E poi, con tutto il rispetto per i lavoratori che si troveranno a vivere lì, ma in quale condizioni psicofisiche potranno lavorare? E in quale condizioni lavoreranno con queste aziende? I sindacati non credo che si pongano questo problema, perché è più importante risolvere il problema del lavoro. Su questo sarebbe interessante aprire ancora un'altra parentesi e dire che tipo di lavoro vogliamo a Novi? Un lavoro, qualificato oppure un lavoro non qualificato che quando finisce quest'opera scompare? Ma questo è un problema molto grande che nessuno si vuole porre. I costi, visto che paghiamo le tasse, noi paghiamo anche un po' di queste cose qua. Allora, i costi sono questi. I giapponesi spendono 9 milioni di euro a chilometro, i francesi 10 milioni a chilometro, gli spagnoli 9, quindi vedete sono abbastanza allineati come prezzi. La TAV media in Italia sono 60 milioni a chilometro, il terzo valico 117 milioni a chilometro. Io faccio il ricercatore, quest'anno il Ministero dell'Università e della Ricerca ha stanziato 80 milioni per pagare l'attività di ricerca di tutte le università d'Italia, cioè non è neanche un chilometro di TAV. E questo dovrebbe essere invece il settore propulsivo per lo sviluppo economico. Però perché costa così cara? Ma perché dobbiamo attraversare una montagna. Dobbiamo attraversare la montagna per ridurre la pendenza e per poter andare a portare un treno merci a 250 km all'ora da Genova a Novi, a Tortona. Poi quando arriva a Tortona si ferma, perché dovete sapere, lo saprete benissimo, chi va a Milano poi, che la linea ferroviaria da Tortona, Voghera, Pavia, Milano è un disastro. E con problemi di tutti i generi.
Quindi questa galleria ci consentirà di consentirà anzi ai treni di andare veloci, però purtroppo questo diciamo veramente colpisce, lo dico, io sono un ingegnere civile, mi aspetto che quando uno progetta una galleria oggi nel 2016 ma anche nel 2000, intendiamoci, e si ponga non solo i problemi che si ponevano gli ingegneri dei tempi di Cavour, che quali si chiede, l'unico problema che si ponevano è che attraversando la roccia resistesse con opportune. Oggi la visione, l'angolazione del tecnico è cambiata, deve vedere anche come l'opera si innesta in un ambiente, quali sono i rischi ambientali dell'opera. Ebbene, si sono completamente dimenticati, o hanno fatto finta di dimenticarsi, che queste gallerie si attraversano una zona che è diciamo, una componente di serpentino e quindi di materiali contenenti amianto molto elevato, un rischio molto elevato. Ma diciamo che questo rischio, questa presenza non era una cosa ignota, non è che nessuno ne sapesse niente. La regione Piemonte ha stampato un libro che si intitola L'amianto in Piemonte e c'è tutta una disamina delle zone dove c'è amianto e se andiamo a vedere proprio il Monte Porale, tutte quelle zone lì sono elencate con chiarezza, ci sono stati poi degli studi prima del Terzo Valico. Mi ricordo che nel progetto definitivo del Terzo Valico nella relazione di progetto, nella parola amianto mi pare che compare una volta sola e in maniera molto così slegata dalle problematiche. Questa galleria è lunga 27 km, quindi voi capite qual è il volume. Il volume sono 15 milioni di metri cubi, di cui 10 milioni vengono del Basso Piemonte, nell'Oltregiogo. E verranno depositati nelle cave, soprattutto nel Novese, nel Tortonese, nell'Alessandrino, e, per esempio alla Romanella, ma alla Pieve già ce n'abbiamo, adesso poi ne parliamo. Questo materiale è un materiale che non sappiamo se contiene amianto, i controlli sono controlli di cui non abbiamo una grande fiducia perché sono documentati in maniera molto sporadica, non c'è continuità, dovrebbero essere dei dati, considerato che l'opera è pubblica, dovrebbero essere dati pubblici, dovremmo sapere cosa succede. Non sappiamo nulla, sappiamo solo che in zone come per esempio la Romanellota verranno scavati diversi milioni di un milione e mezzo mi pare di metri cubi, adesso comunque di metri cubi di ghiaia, un buco profondo 8 metri e lì scaricato lo smarino, cioè quello che esce dalla galleria, che però non sappiamo se contiene amianto. Lo sa la Procura della Repubblica di Genova perché l'anno scorso ha bloccato i lavori di scavo nella Valpolcera. Però insomma il problema è anche quello che in questi buchi ci possono infilare di tutto. Intanto abbiamo sperimentato che cos'è rimodellamento morfologico. È un po' come andare dal chirurgo plastico, no? Alla Pieve. Queste sono le fotografie che ci ha fatto, che ringraziamo il signor Bailo. Vedete, questa sarà la zona della Romanella, della Romanellotta, dove verranno depositati, è previsto che arrivi tutto questo materiale. E voi capite che noi non abbiamo nessuna garanzia di quello che succede di sopra, nessuna garanzia. Perché non abbiamo nessuna garanzia? Perché ci sono troppi precedenti. Cioè abbiamo del Mugello, cosa è successo? L'abbiamo visto anche prima, ma la scomparsa dell'acqua sostanzialmente, ma questo è un dato di fatto, non è che sia questo quanto è successo, è una cosa nota.
Poi c'è tutta la questione, appunto, dicevo, dell'amianto. Per troppo tempo i responsabili del COCIVE e degli enti locali hanno sminuito il problema dell'amianto. Poi è venuto fuori, ma all'inizio, quando i comitati nottava hanno iniziato a mettere in evidenza questo aspetto, è stato completamente sminuita e c'è stato detto che avrebbero appena iniziati i lavori messo dei dispositivi di controllo. Vabbè, qua c'è un po' di storia, ma di storia ce n'è tanta sull'amianto. Come dicevo prima, le probabilità di trovare amianto al momento sono molto elevate, difatti l'hanno già trovato, non è che, cioè, erano elevate. Adesso c'è la certezza. C'è la certezza perché è stato trovato sia a Genova sia a Franconalto, corretto, no? L'altro precedente è quello sempre che è successo al Mugello, perché sono i punti di riferimento. Il direttore del COCIV è stato condannato 4 anni per traffico illecito di rifiuti e omessa bonifica. Questo è il direttore, quindi vi fidate voi di una situazione di questo genere? Io, scusate, non mi fido e sarò un antiprogressista, evidentemente, ma si vede che chi pensa che il progresso sia questo non ha, diciamo, vive in un mondo, come dire, molto ideale, panglossiano, diciamo, probabilmente è un grande ignorante, ecco. E si è fermato l'anno scorso, adesso qualche... la situazione a Genova è ancora in stallo, è ferma, e a Franconalto credo ancora, cioè non è stata ancora risolta, anche perché diciamo, sono stati ancora ridotti i limiti sull'amianto. Ora voi non vi sto a tediare sulla questione amianto, sugli effetti. Avremmo avuto il piacere che fosse venuto il dottor Faragli, come era venuto a Pozzolo, a spiegare quali sono gli effetti dell'amianto, però credo che il problema grosso sia non solo per noi ormai vedo che siamo tutti a un'età che dovete sapere che l'amianto colpisce 20-30 anni dopo aver inalato una fibra, per cui il problema riguarda i nostri figli, i nostri nipoti, è un problema di fibre che verranno disperse dai camion quando porteranno il materiale qua, e verranno queste fibre, rimarranno qua, rimarranno sulle nostre strade, ma non solo sulle nostre strade, sulla nostro terreno, ovunque. Siccome però non si vede, perché basta una fibra che ha un diametro che è un millesimo di un capello, quello che non si vede, capite benissimo, sono un po' come le onde elettromagnetiche, non le vedo, non è, i raggi X, non è, se non me lo dicono, non è. Però a Casale se ne sono accorti di che cos'è l'amianto, purtroppo. E tra l'altro il problema dell'amianto è talmente rilevante che ha bloccato addirittura gli appalti, diciamo, da parte del COCIV verso ditte subappaltanti, e questa situazione è rimasta immobile, ferma così. Per esempio, un aspetto sul quale meditare e che è stato messo in evidenza. Vedete, qua abbiamo la pieve, questo qui è il deposito, il rimodellamento geomorfologico. Questa zona è esposta a venti prevalentemente da sud, e quindi quando c'è vento ci sono delle dispersioni verso la città di Novi. Quindi anche se voi siete tranquilli, abitate in via Roma, abitate in via Girardengo, e dite chi se ne frega del Terzo Valico, tanto sono affari degli altri, no? Se avete questo problema, vi arriveranno le fibre anche a voi. E quindi poi c'è un problema di depauperamento del territorio. La parola depauperamento significa depauperamento anche in termini di palanche, d'accordo? Cioè non è solo una questione che non è bello, che si presenta male. No, Novi Ligure diventerà un posto che sarà molto meno
appetibile, meno interessante. Chi è che ci viene qua quando si sa che ci sono questi problemi? Quindi depauperamento in termini economici. Allora abbiamo la nostra pieve, qua c'è la chiesa, qua c'è il... e poi vediamo com'è dopo, prima e dopo la cura, ma neanche dopo la cura, a metà della cura, perché bisogna vedere poi come sarà alla fine della cura. Questo dell'autunno. Ci sono... Molto più. Sì, sì, è giusto, queste fotografie sono ancora dell'autunno. Sì. Ci sono poi persone che vorrebbero aumentare le discariche, vorrebbero dire io ho dei terreni, mi farebbe piacere che mi metteste ancora un po' di materiale a deposito. Che volti. Ce ne sono. Che volti. E qua possiamo vedere, grazie a queste belle fotografie, cioè brutte, tragiche fotografie, come si presenta il tutto. Vediamo lo scatolare, qua uscirà il treno, non ci chiediamo, non riusciamo a capacitarci come mai ci fanno, ci bloccano con il semaforo, ma questi sono proprio dettagli, quisquiglie, perché potremmo andare dritti, ma evidentemente ci sono i camion che devono girare, vedete? Questo è il scolmatore. E a proposito di scolmatore, bisogna capire anche qual è l'atteggiamento del comune e quali sono le capacità di riuscire a controllare questi processi. Mi viene in mente una cosa, scusate, ma quando uno, diciamo, un ente pubblico si fa realizzare delle opere, chiede delle garanzie. Qualche garanzia chiediamo noi? Abbiamo chiesto una fideiussione a COCIV per garantire la sicurezza del territorio. Quando è finito tutto se ne vanno e noi rimaniamo con una cicca in mano. Guardate qua, siamo sempre vicino alla pieve, la pieve. Adesso quello che sta succedendo, in che data è questo? Questo qui è gennaio. Gennaio. Questo è gennaio, vedete la pista che viene già realizzata, no? Questo, qua c'è la discesa dello zucchero, da queste parti. Qua, questa qui è la salita dello zucchero, qua ci sono i cavalli. E qua la linea che continua, vedete la traccia, adesso sono andati molto più avanti. La gente non dice niente, va tutto bene. E questo è invece davanti, questa qui è la Romanella e questo è l'impianto della Romanellota dove diciamo che serve come base, come punto di partenza per l'impianto di trattamento per cestruzzi, per la ghiaia, per poi seppellire delle cose che non sapremo, eccetera, eccetera. Teniamo presente che qua siamo in una zona che avendo la ghiaia sotto, la filtrazione dei fluidi è molto forte, per cui una porcheria nell'acqua si trasferisce a delle velocità notevolissime. E va bene, io mi fermo qua, non voglio andare avanti per non tediarvi. Comunque, dibattito pubblico su questo argomento non ce n'è mai stato. Parlo di dibattito pubblico nel senso di quelle che sono le normative europee, eccetera. Non l'ho portato, ma mi sono stampato un papiro di spessore un centimetro, 150 pagine, che si riferisce al progetto dell'eliminazione dello shunt, perché dovete sapere che COCIV, mentre nel progetto generale è stato, come dire, abbastanza parco di documenti, qua per la variazione dello shunt ha fatto una quantità di documenti che non finisce più. Ha scritto anche questo documento di 130 pagine dove dice come si fa il monitoraggio ambientale e devo dire è fatto con dovizia di particolari, va a considerare tantissimi elementi, lo racconta come se fosse una cosa che succede tra due anni, ma invece in realtà abbiamo i cantieri già aperti dall'anno scorso, per cui tutto questo è fantasia, non è dimostrato che è fantasia. La responsabilità che hanno gli amministratori di questa città su una situazione di questo genere è enorme. Peccato che non se ne rendono neanche conto alcuni, altri non so.
allora ringraziamo l'ingegner Gambarotta per il suo intervento molto, molto completo e ricco di particolari, e invitiamo chi volesse fare domande, interventi e dire qualcosa ad avvicinarsi in maniera tale così. Io sono Tino Guarduzzi, da chi non mi conosce, non è pochi, ma mi hanno appena detto di non essere timido. Allora, molte cose qui sicuramente sono state dette, noi abbiamo fatto in Alessandria molti approfondimenti, ormai sono 4 anni che facciamo approfondimenti tecnici, gli ultimi fatti in realtà insieme ai francesi della Torino-Lione, la parte francese hanno approfondito molto la parte logistica. Vi dico una cosa, c'è stato il 24 febbraio scorso, quindi poco tempo fa, un convegno di Fercargo, che è l'associazione dei trasportatori di merci in ferrovia. Sono privati, una quindicina di aziende che fanno questo lavoro. In 6 anni questi sono passati dal 5% a 1/3 del traffico nazionale. Questi qui dicono, chiedono alcune cose molto chiare: incrementare la lunghezza dei treni, il peso trainabile, eliminare i problemi di sagoma, un solo macchinista. Non chiedono i tunnel, cioè chi fa quel mestiere, portare le merci in ferrovia, non chiede i tunnel. E dicono anzi chiaramente che senza fare quelle altre cose che costano infinitamente meno, quei tunnel non servono a niente. Invece non stanno facendo le altre cose che andrebbero invece fatte. Chiaro, nessuno viene a accettare il confronto, e se trovate qualcuno che è convinto, che è disposto a fare un confronto per limite anche a 2 o 3 persone, chiamarmi, il numero è facile, 3456111117, Tino Balduzzi. Trovate, io ho provato con tutti, Borioli, Cigliamo del Tour, non ce n'è uno che venga. Cultura e Sviluppo è disposto a fare una cosa pubblica, non troviamo il contraltare, non viene nessuno. Loro preferiscono criminalizzare l'opposizione. Dovrebbero fare molte altre cose, non le fanno. Dovrebbero mettere dei cavi sui treni merci, sui vagoni merci, in modo da avere un locomotore in testa e un locomotore in coda, come si fa adesso con i treni passeggeri. Dovrebbero cambiare le linee elettriche in modo tale da recuperare in discesa parte dell'energia usata in salita. A questo punto la necessità di fare delle linee in basso non ci sarebbe più. Perché? Perché questo progetto qui è nato 25 anni fa, quando non c'era neanche un'auto ibrida. Nel frattempo la tecnologia adesso permette di recuperare in discesa e in frenata l'energia. E quindi non servono più i tunnel di base, va bene anche la pendenza, questo non viene fatto. Ovviamente il terzo valico non ha nessun senso, era un progetto totalmente sballato, adesso le nuove grandi navi non possono entrare nel porto di Genova per una questione di fondali, di conseguenza andranno in Savona, quindi il terzo valico non serve a niente, un panne costo sbagliato. Ma fuori di andare a cercare le vere ragioni, dai, pensiamo di aver trovato una delle ragioni molto forti. E abbiamo cominciato ad avere dei problemi quando abbiamo sentito vedere il problema del movimento terra. Quando abbiamo cominciato a parlare di falde acquifere, di danni fatti alle falde acquifere, allora veramente hanno cercato di sviare questo argomento. E poi si è andati a dire, ma perché questo movimento terra? E studi viene fuori questo. Bene, in Italia una buona parte della produzione industriale viene fatta in nero. Qual è il problema? Che se io produco il 30% in nero, il 70% normalmente, io ho dei rifiuti.
ho degli scarti di lavorazione. Quegli scarti di lavorazione non li posso smaltire tutti regolarmente, perché se io vado dallo smaltitore col 100%, quando in realtà il 30% è fatto in nero, i conti non tornano più. La finanza dice: ma come? Hai prodotto 70 e smaltisci il percento? No. Allora, io, produttore, grosso industriale, devo smaltire una buona parte di quello che faccio in nero. Quindi il rifiuto che è legato alla produzione in nero va smaltito in nero. Ecco da cui viene la pressione forte sulla mafia dei rifiuti, perché smaltisco in nero. Ma come fa la mafia dei rifiuti a smaltire in nero? Ha bisogno di movimento terra, di un grosso movimento terra. E allora qui si spiega perché fanno dei tunnel inutili. Inutile questo, come inutile la Torino-Lione. Ecco da dove viene tutto questo. E se andiamo a vedere bene cosa c'è dietro questo movimento terra, cava per cava, scopriamo che il piano cave che è stato fatto, quello che è partito con 85 cave e poi sono diventate 20, in realtà non conterà nulla, perché nel frattempo sono andate nuove cave, si è stabilito che quelle cave come Romano Lotte si andranno delle cose, invece poi ci andranno altre cose, perché lo smarino finirà poi in buona parte nelle cave che hanno appena autorizzato, ad esempio a Frugarolo, grosse, ad esempio al Cristo, 3 milioni di metri cubi, Cascina Granara, e a questo punto dobbiamo capire com'è lì il giro. Perché? Perché sapete da dove arriva la roba che arriva qua alla Merella? Arriva da Frugarolo, una delle cave che non c'entrava nulla, e cosa si finirà lì dentro se non lo smarino? Questo è il problema. Attenzione, poi ne parlerà brevemente Pozzi, ma è un numero enorme di camion che vengono fuori da lì. Questo per dire anche, adesso se vogliamo fare le cose, io non so come va a finire quei shunt, shunt, in inglese giustamente, non shunt, però sarà ora che cominciamo a capire che questo è un problema che riguarda non noi qui a Novi, ad Alessandria, no, riguarda gli italiani, riguarda le falde acquifere del Piemonte, tanto, però è un furto fatto a tutti. Con i soldi del Terzo Valico si risolverebbero davvero i problemi del trasporto merci in ferrovia di tutta Italia, ma non con quei soldi, con molto ma molto meno. E se vogliamo tenere sotto controllo, e dobbiamo farlo sotto controllo, quello che succede nelle cave, dobbiamo muoverci tutti insieme, riunendoci, mettendoci insieme, come è stato fatto Io ho partecipato sabato scorso ad una riunione a Villar Forchiardo in Valsusa. Erano presenti buona parte degli cosiddetti esperti, c'era anche Mercalli per esempio, e c'erano i francesi, e devo dire che molte cose sono arrivate da loro, che si stanno muovendo in ritardo, è vero, però bene. Allora, noi ci troviamo in una storia che parte da Lione e finisce fino a Genova. Però adesso abbiamo visto che c'è anche di mezzo il Friuli, c'è anche di mezzo stessa cosa, all'inutile Brennero nuovo, che in realtà basta benissimo quello che c'è, come inutile il nuovo Gottardo. Dobbiamo metterci insieme, dobbiamo mettere da parte l'idea che la cosa riguarda noi. Grazie. Qualcun altro vuole parlare? Prego, prego. Preferisci sederti? Buonasera a tutti. Io vengo dalla Valle Formida. Come voi sapete, stiamo facendo una battaglia abbastanza dura contro una multinazionale dei rifiuti, la Ricoboni. Di recente è stato tutto di giornale scritto che la signora Rita Rosa ha dato il permesso a questa multinazionale che traffica in rifiuti e che è anche pure indagata in Spagna. Questi rifiuti che vuole portare la Ricoboni le vuole portare sopra la nostra falda acquifera. Io penso che questo deve interessare
a Ovada e anche a Novi Ligure, perché la falda acquifera di Sesadio è in grado di dar da bere a più di 200.000 persone. Oggi viene occupata in una minima parte, che sono 50.000 persone. Se si dovessero realizzare queste discariche sopra la nostra falda acquifera, si creerebbe un grande danno non solo alla Valle Vormida, ma si andrebbe a distruggere una risorsa che in tempi di magra, come c'è stato ultimamente con la siccità, potrebbe anche risolvere i problemi di altre zone. Noi ieri sera siamo andati ad Acquiterme a contattare la Presidente della provincia, la Rita Rosa, perché noi riteniamo che il permesso che ha dato non solo è illegale, è un abuso di prepotenza di un'istituzione contro una valle dove più di 25 sindaci da 4 anni si oppongono a quest'opera, a questa discarica. I cittadini da 4 anni che fanno assemblee dappertutto sul territorio, anche manifestazioni ne abbiamo fatto a settembre con 1500 persone, con una quarantina di trattori, per dimostrare la nostra contrarietà. Io penso che sia criminale attentare contro una risorsa che dovrebbe essere di tutti. L'acqua non è una cosa che usano solo i ricchi, anzi più lo siamo i poveri. Ci sono stati anche referendum che avevano dato ragione agli italiani perché quest'acqua diventasse pubblica. Ma la politica, come voi sapete, ci passa sempre, ci pisce in culo a tutti. Io penso che in questa cosa della provincia nostra abbia una grande responsabilità il Partito Democratico. Perché se andate a pensare tutti bene, da chi siamo governati noi? La provincia è in mano alla Rita Rosa, la regione è in mano a Chiamparino, il Ministero dell'Ambiente è in mano a loro. Se volevano evitare e potevano evitare questo disastro, lo potevano fare. Noi abbiamo due consiglieri in Valle Vormida, Walter Otria e Domenico Ravetti, che all'inizio di questa battaglia venivano alle assemblee dei comitati di base della Valle Vormida a dire: siamo con voi, difenderemo la falda acquifera, qui la discarica non si farà, e tutto un po' di palle. Alla fine sono andati in regione e si sono comportati peggio di quelli che c'erano prima. Questa è la vera realtà. Io penso che noi, i novesi, i tortonesi, la Valle Vormida, se hanno un minimo di decenza e di dignità, dovrebbero difendere quello che hanno costruito in questi anni, le proprie case, quelle che hanno fatto con sudore, perché nessuno ci ha regalato quello che abbiamo, tantomeno la politica. Penso che i cittadini devono creare le proprie condizioni di autodifesa del territorio e lasciare da parte la politica e mandarle a casa, perché questa gente qua si è messo al servizio delle multinazionali dei rifiuti, si è messo al servizio del Terzo Valico, si sono dimenticati che ci sono anche pure i cittadini nei territori dove passano con questa merda. Noi o uniamo le lotte e siamo capaci di cacciare indietro sia questa politica e mandare via il Terzo Valico, mandare via le multinazionali dei rifiuti, perché dobbiamo dare un futuro ai nostri figli e alle nostre famiglie. Noi non possiamo accettare la prepotenza di questa gente. Altri interventi? Buonasera. Riporto un attimo in ambito novese, visto che la serata era di informazione prima di tutto delle nuove variazioni di questo progetto qui a Novi.
vedo facce che non conosco, penso che ci sia anche gente che magari fino a ieri o non si era posta al problema del terzo valico oppure non aveva avuto il tempo di porselo, perché poi ciascuno di noi ha le sue attività e le sue problematiche. Dunque, ieri, facciamo un po' il punto della situazione, ieri scadevano e sono scaduti i termini per fare eventuali osservazioni a questa nuova variante di progetto che, adesso se non ricordo male, dovrebbe essere più o meno la quinta o la sesta volta che viene cambiato. Le osservazioni potevano essere fatte dai singoli cittadini entro ieri. Se nessuno le ha fatte, sappia che non le può più fare, a titolo personale. Bontà loro, i signori dell'amministrazione comunale di Novi ci hanno detto che possiamo comunque entro, mi sembra, un mese o 20 giorni, adesso non so, fare delle osservazioni al comune, il quale poi deciderà se farsene o meno carico. Cioè, in poche parole, la libertà del singolo cittadino è già finita ieri. Però con un po' di questo e un po' di così entrature magari a titolo personale o per altre vie, può darsi che qualche osservazione di quelle che potreste fare potrebbe essere recepita. Non c'è stato ovviamente nessun dibattito preliminare su questa nuova variazione. Io mi ricordo che lo Schunt era stato voluto, se non vado errato, dal dottor Robiano, sì, lo laureiamo stasera, e il quale diceva che c'era necessità, Lovelli ancora, sei più informato di me di sicuro, allora ancora ai tempi di Mario Lovelli che ho visto oggi pomeriggio, ma era stato chiesto dal comune di Novi, come ha evidenziato l'ingegner Gambarotta, di farlo questo Schunt, perché altrimenti si rischiava di perdere definitivamente San Bovo, se non sbaglio la motivazione era quella. Contemporaneamente non si voleva, secondo me a rigor di logica, non si voleva far passare questo treno in centro di Novi perché avrebbe creato molti problemi. Così disse l'amministrazione a quell'epoca. E poi qui abbiamo il geometro Baldeschi che, se non ricordo male, nello stesso periodo aveva addirittura proposto di spostare a valle la stazione per eliminare del tutto l'ostacolo della ferrovia. Non entriamo nel merito se andava bene o no, ma comunque così per fare un po' di punto storico. Allora, riassumendo, amministrazione Lovelli, che allora erano il DS se non sbaglio, o era ancora il PDS forse, chiede a Impregilo, COCIV, di modificare il progetto per poter salvare il salvabile a San Bovo. Gli anni ne sono passati già un bel po'. Nel frattempo, da allora, San Bovo è stato sempre maggiormente svuotato di risorse e di funzionalità, per cui adesso non so quanti siano gli occupati a San Bovo, ma credo che siano nell'ordine di qualche decina. Una volta dava da lavorare a metà Novi, l'altra metà lavorava all'Ilva, insomma, allora all'Italsita. Per cui noi ci troviamo oggi a subire un progetto non discusso, a cui non è stato neanche dato il tempo di essere visto e valutato sia dai singoli cittadini che da quelli che di solito vengono definiti portatori di interessi sul progetto stesso. Lo subiamo, ma lo subiamo tornando indietro di 10 anni, adesso non so quanto sia di preciso, al progetto di 10 anni fa. Cioè, quello che era indispensabile 10 anni fa oggi non è più indispensabile, hanno creato delle altre indispensabilità. Questo tanto per fare il punto per i novesi specialmente, perché così magari la memoria si perde un pochino ed è bello rinfrescarla. Attenzione, le persone che hanno deciso allora e che hanno deciso adesso più o meno sono le stesse, i partiti politici sono gli stessi. Mi viene da chiedermi se ci hanno preso per il sedere, scusate il termine, allora, ci hanno preso per il sedere quando hanno proposto una variazione a quel progetto là, o se ci stanno riprendendo per il sedere adesso che sono tornati indietro. Ma che gioco giochiamo? Vai avanti te che mi scappa da ridere.
Nel frattempo, ieri, e c'era oggi sulla stampa una paginata intera, credo che la firma fosse di Carbone, che era qui, adesso non lo, eccolo qua, scusami, una paginata intera, perché la direzione antimafia, la procura antimafia, scusate, ha confermato il rinvio a giudizio di 19 persone per qualcuno, non tutti, aderenze con la malavita organizzata, nella fattispecie la 'Ndrangheta calabrese, e altri per smaltimento illecito di rifiuti. Se ne è già parlato in questa sede, ma comunque ricordatelo. 19 persone rinviate a giudizio ieri. Argomento: movimento terra e cave. Questa è un'altra cosa che va tenuta in conto, credo, visto che di cave e di movimento terra stiamo parlando. Chiudiamo anche questa piccola parentesi che non è da poco. Andiamo un po' più sul terra-terra. Noi che abbiamo case a Novi e ci paghiamo l'IMU e paghiamo le tasse a questa città e poi paghiamo le tasse statali e poi paghiamo le tariffe sempre più alte, eccetera, eccetera. Allora, io consiglio personalmente, non sono un tecnico, ma consiglio personalmente tutti i proprietari di immobili a Novi di far periziare i loro immobili prima che aprano questi cantieri. Perché le cose che avete visto che sono successe a Firenze succederanno a Novi. L'unico dubbio che abbiamo, o che ho io, poi magari qualche tecnico mi smentirà, è in che raggio e a che distanza dai cantieri si verificheranno questi problemi. Ma state certi che si verificheranno. O si verificano per il cantiere, o si verificano dopo per le vibrazioni portate dalla linea, ma si verificano. E la cosa più grave, secondo me, che abito in una villetta, che è sempre Guardeschi, scusa, già la seconda volta che ti cito, sono un po' preoccupato stasera, conosce bene perché l'ha progettata lui. Noi abbiamo la falda dell'acqua, tanto per capirci, zona Crosa Maccarina, Viale Rimembranza, abbiamo la falda dell'acqua a 1,5 metri dal livello strada. Quando piove o quando smarina la neve, il sottoscritto spende un sacco di soldi di corrente elettrica per una pompa a immersione che mi deve svuotare la cantina. Ho 2 pozzi nell'orto, dai quali non manca mai acqua neanche d'estate e posso attingere per innaffiare l'orto. Ora, a prescindere dal mio orto, che tanto sono un fannulone e lo tengo male, ma il ragionamento da farsi è, come diceva anche il geologo Davide, quando prosciugheranno questa falda, perché per tenere sgombri i cantieri sotterranei devono per forza prosciugarla, altrimenti cosa fanno? Lavorano con l'acqua fino a qui, questi operai? Lo hanno fatto nel Mugello, lo faranno e l'hanno già scritto nel progetto sotto il nostro Appennino, hanno già detto nel loro progetto al comune di Arquata: caro comune di Arquata, scordati i tuoi acquedotti perché noi te li asciughiamo, poi non preoccupatevi, Mauro da Scienze ha già garantito che gliene fa uno nuovo nel giro di 3 anni, ma in ogni caso sarà l'acqua dello Scrivia e non più l'acqua buona di sottovalle, tanto per capirci. Questo succede ad Arquata, ma se qui vanno a drenare la falda succederà quello che è stato previsto dai geologi, un abbassamento brusco e improvviso e totale della prima falda, che non pensate a una falda d'acqua come a una striscia piena d'acqua tra 2 strisce di terra o di ghiaia o di roccia impermeabile, non è così, La falda d'acqua è piena di detriti, è piena di terreno, è piena di argille piuttosto che di ghiaia. Ma cosa fa l'acqua all'interno di quelle argille, di quella ghiaia, di quei terreni? Le tiene gonfie. Se io tolgo l'acqua, creo dei buchi, e io scusate non sono un tecnico per cui parlo più terra a terra, crea dei buchi sotto le fondamenta delle nostre case, per cui chi ha una casa meglio costruita con dei plinti antisismici o cose di questo genere può avere qualche rischio in meno. Chi ha una casa, e ce ne sono tante anche nel centro storico di Novi, con muri che magari sono parzialmente in terra battuta ancora perché ci sono, oppure
peggio, giace su argille gonfie d'acqua che se si asciugano si abbassano di 20, 30, 50 centimetri. State certi che quelle crepe che avete visto nella casa di quel signore a Firenze le vedrete anche nelle vostre case. Per cui, ripeto il consiglio, fate periziare la casa prima che comincino i lavori, in modo che sia chiaro che i danni che ne avrete saranno causati dai signori di Kociv e da tutti i politici che hanno approvato questo progetto senza porsi minimamente nessun dubbio di questo genere o di altri generi. Chiudo con un appello. Avete dei figli nelle scuole di Novi? Benissimo. Avete visto quello che ha proiettato Luigi Gambarotta sull'aria che arriva dalla discarica della Pieve? Non chiamiamole rimodellamenti, chiamiamo per quello che sono, discariche. Discariche di materiali pericolosi. Non ci sono solo l'amianto, non c'è solo l'amianto. Ci possono essere legalmente previsti dal progetto TAV tutta una serie di altri veleni. In più ci sono quelli dei signori 19 che ieri sono stati rinviati a giudizio, e quelli non li controllerete mai e non li controlleremo mai. Allora, alla Pieve stanno scaricando camion da molti mesi. Non è vero che il lavoro deve ancora cominciare, è già cominciato. E come? Avete visto quel cumulo di materie grigie strane, un colore che nella terra di Novi non l'avete mai visto prima, giusto Felice? Allora, quando scaricano quei camion lì, intanto fate caso a questo andirivieni di camion che arrivano da tutte le parti e non si sa mai da che parte arrivano. Quanti di questi camion sono a norma secondo il progetto TAV presentato da Kociv? Perché per essere a norma devono essere coperti, con le ruote lavate in cantiere e non portare fuori detriti di cantiere, eccetera, eccetera. Arrivano, scaricano con un ribaltino, non scaricano senza nessuna precauzione. Alla Pieve, a distanza in linea d'aria da quella discarica di merda, scusate il termine, c'è un asilo, va bene? Un asilo a 50 metri, poi c'è l'altro in via Turati, poi c'è la scuola elementare Zucca, il tutto nel raggio in linea d'aria inferiore ai 500 metri. Sapete cosa è successo alla Pieve? E qui chiudo. Che c'era una centralina di rilevamento dell'aria. Sapete che no? Dopo che è cominciato il lavoro del TAV è sparita, non c'è più? Ecco, chiediamoci il perché. Allora, buonasera a tutti. In teoria io stasera non volevo neanche parlare. Vi racconto due cose, nel senso che è una notizia che sembra di un'oretta fa, per cui ve la espongo per come l'ho letta e poi la approfondiamo. Sembrerebbe che il TAR abbia dato ragione a Kociv per il discorso dell'amianto nei confronti di ARPAL nel metodo di estrazione, di controllo della presenza di amianto. Ora, leggeremo meglio poi qual è questa motivazione. La riflessione che viene innanzitutto è che è abbastanza evidente che qualsiasi cosa faccia Kociv, il TAR gli darà sempre ragione, in qualsiasi modo, a prescindere dalle ragioni che possa avere. E vediamo perché. Perché innanzitutto continuano a raccontarci, state tranquilli perché c'è ARPA che sovrintende a controllare le lavorazioni e le estrazioni della terra. Se il TAR dà torto ad ARPA, ARPA Liguria in questo caso, è evidente che hanno messo a controllare qualcuno che non è capace di controllare, perché se ha più ragione Kociv di come deve essere analizzata la terra che non ARPA, che senso ha tenere ARPA a dare delle garanzie a noi? Fa davvero la foglia di fico per dire state tranquilli, e se per caso dice guardate che non va bene come sta facendo Kociv, viene bocciata dal TAR. E questa è una cosa grave. L'altra cosa grave è che tutta la motivazione sta sull'applicazione di una normativa del 94 o del 2012. Non stanno a guardare se c'è amianto o non c'è amianto. Il problema che si stanno ponendo è se il controllo della presenza di amianto è stato fatto in modo più o meno preciso, più o meno adeguato alle terre, piuttosto che non al materiale antropico contenente amianto. Il problema che è apparso evidente, tant'è che la procura a Genova ha indagato, è che l'amianto a Cravasco c'era.
che sia emerso e con un criterio di analisi o con l'altro, ovviamente apre due questioni. È meglio il criterio di analisi più dettagliato, perché è quello che dà garanzie, perché se non viene applicato il metodo di analisi dettagliato, che è in grado di scovare anche le fibre annidate nella roccia più in profondità, più agganciate, succede quello che ha iniziato a succedere a Cravasco e poi sono stati fermati, cioè che passate le centraline che erano messe al confine del cantiere, sono usciti i camion, perché quelle centraline non si sono attivate perché l'amianto era attaccato alla roccia, quindi non era libero in aria, non c'era il pericolo immediato. Una volta uscito andava su strada, poteva andare ovunque, veniva messo in una cava, in teoria viene depositato in un punto in cui si considera la terra sana, priva di amianto, solo per il fatto che non si è attivata la centralina, ma l'amianto lì dentro c'è. Quindi hanno conferito altrove materiale roccioso, che a quel punto è considerato buono perché non si è attivata la centralina, e quanto buono non verrà più sottoposto né a centralina in destinazione, perché non è previsto che ci siano in destinazione, né per il riuso. Quindi quel materiale può essere preso, triturato, lavorato per fare altri prodotti, considerandolo buono, ma contiene al suo interno materiale amiantifero che una volta sbriciolato, triturato e nessuno andrà a controllare perché non doveva uscire, ma è uscito, verrà liberato in aria. Tutto questo non è entrato nel discorso della valutazione, si è solo deciso se la legge prevedeva che fosse applicato un metodo di controllo o piuttosto l'altro. Questo è quanto emerge inizialmente. La cosa veramente preoccupante è che se vi dicono da domani tranquilli che ci pensa ARPA, il TAR ha messo un grosso dubbio su quello che è in grado di fare ARPA, perché evidentemente nel momento in cui ha preteso qualcosa di più ha detto che sbagliava. Allora a questo punto chi è in grado di dare dei controlli a noi? Dobbiamo continuare a fidarci di COCIV, vedendo che però c'è la procura di Genova che ha indagato il responsabile della sicurezza. Vediamo ora meglio cosa sarà questo articolo che è uscito su Repubblica un'oretta fa. Buonasera a tutti. Io provavo a fare due conti, non riuscivo a farli. Molto probabilmente, non lo so, sarà la 50ª, la 60ª assemblea che organizziamo con la popolazione per parlare e discutere di terzo valico. Chiaramente questa roba stride un pochino rispetto a ciò che invece avviene da parte di chi dovrebbe informare la popolazione di che cosa avviene sul territorio. Morire che l'amministrazione comunale di Novi, l'amministrazione comunale di Arquata, di Serravalle, di tutti i comuni interessati si siano mai posti il problema di dire: provo a confrontarmi con la cittadinanza, provo a discutere, provo a far vedere i progetti, provo a fare quello che oggi egregiamente i tecnici del movimento sono riusciti a fare. Sono passati 4 anni e un po' di cose sono cambiate. Io ricordo, dicevamo, terzo valico significherà devastazione ambientale. Chiunque oggi va alla Pieve, alle Budella, che si contorcono, perché chiaramente il territorio in questo momento viene quotidianamente devastato. Dicevamo che ci sarebbero state le infiltrazioni dell'Andrangheta. Purtroppo ci sono state le infiltrazioni dell'Andrangheta, veniva ricordato gli ultimi rinvii a giudizio, ma anche è bene ricordare che tutte le ditte interessate che lavorano all'interno dei cantieri del Terzo Valico, sapete, facciamo sempre un lavoro attento di mappatura di tutte le ditte che arrivano, e sono tutte ditte dove, scusate il termine, il più pulito ha la rogna fondamentalmente. Dicevamo che dietro il meccanismo di partenza dei lavori del Terzo Valico ci sarebbe stato un meccanismo di tangenti. Scopriamo dall'inchiesta della Procura di Firenze che per far partire i lavori del Terzo Valico il gruppo Gavio paga 700.000 euro di tangenti. Dicevamo che ci sarebbe stato un problema enorme chiamato amianto. Su questa cosa qua voglio solamente fare un inciso perché secondo me è significativo. Avevano risposto, l'avevano fatto sui giornali, che l'amianto non c'era. Eravamo dei bugiardi. Amministratori proprio di questa città di Novi Ligure amavano dire che i notavi erano allarmisti, amavano dire che eravamo dei terroristi, amavano dire che in qualche modo eravamo quelli che urlavano al lupo quando invece il problema dell'amianto non ci sarebbe stato. Ahi noi, purtroppo, abbiamo avuto ragione anche su quello. L'amianto è stato trovato, ormai non sono più in Ottava a dirlo, ma è l'ASL, l'ARPAL, insomma è un problema riconosciuto da tutti. Io ricordo anche che alcuni amministratori pubblici all'epoca dicevano:
L'amianto non c'è, ma se nel momento in cui dovessimo trovare l'amianto, memori di che cosa ha significato l'amianto a Casale Monferrato, allora a quel punto sarebbe necessario un ripensamento. Io ricordo l'allora presidente della provincia, che si chiamava Paolo Filippi, cioè si chiama tuttora Paolo Filippi ma non è più presidente della provincia, aveva rilasciato un'intervista ad Alessandria News dicendo, e l'aveva fatto perché suo padre è morto di malattie legate all'amianto oltretutto, dicendo: se c'è l'amianto ci dobbiamo fermare, e lo dobbiamo al fatto che non si può giocare con la salute delle persone. Ora, io vorrei che fosse chiara questa roba, perché guardate, non è un problema di parrocchia politica. Cioè, io non odio il Partito Democratico perché sono il Partito Democratico, odio il Partito Democratico perché queste persone qua sono consapevoli che respirare una sola fibra di amianto può significare che i nostri figli domani fra 30 anni si ammalano di asbestosi e mesotelioma. E questa roba qua, dal mio punto di vista, è una roba che urla vendetta. Perché sapete qual è la differenza fondamentale che c'è fra quello che accadde a Casale Monferrato e quello che rischia di succedere oggi? Che a Casale Monferrato gli operai che lavoravano lì dentro, i cittadini di Casale, non erano a conoscenza di che cosa significasse respirare una fibra d'amianto. Oggi, anche grazie alla battaglia degli operai, del movimento operaio, dei cittadini di Casale Monferrato, questa roba qua è nota e consapevole. E ci sono amministratori pubblici che ci stanno spiegando che in nome di un presunto progresso dobbiamo correre il rischio di fare i conti con questo piccolo problemino, sapendo che, come dire, è un qualcosa che non guarda in faccia nessuno, sapendo che i camion che transitano avanti e indietro per Novi, tutta la popolazione è teoricamente esposta a questo problema. Io però voglio dire una cosa che è questa, e vado a concludere, no? Fondamentalmente. 4 anni fa ci dicevano anche, a noi che protestavamo, che facevamo le manifestazioni, ne abbiamo fatte decine, le più grandi con migliaia di persone, ci dicevano: protestare non servirà a nulla, perché tanto il governo ha deciso e il terzo valico lo faremo. Si potrebbe forse pensare che avevano ragione loro, perché il terzo valico lo stanno costruendo. Io però voglio sottolineare questo fatto. Il terzo valico ha un ritardo sul cronoprogramma di almeno 2 anni, e se non ci fosse stato il movimento, non ci fossero state le donne e gli uomini che hanno lottato nelle strade, oggi i cantieri del terzo valico sarebbero molto più avanti, e ogni tanto dobbiamo anche saperci dire grazie per tutto quello che abbiamo fatto. Punto numero uno. Punto numero due, è bene ricordare questa roba qua. Se fossimo stati solo nelle mani di quei pagliacci che si fanno chiamare politici, oggi non ci sarebbero neanche le centraline per verificare la presenza d'amianto, perché secondo loro l'amianto non c'era. E quindi se oggi il cantiere di Cravasco è chiuso, ancora una volta, è grazie alle donne e agli uomini del movimento. Perché chiaramente se non ci fossero state quelle ragazze e quei ragazzi di Isoverde che hanno passato 24 ore al giorno, giorno e notte, su una collina per tenere d'occhio che cosa cavolo succedeva all'interno di quel cantiere, e non avessero diffuso le foto che tanti di voi avranno visto su Facebook, in cui si vedeva chiaramente che stavano estraendo amianto, se aspettavamo la sindaca di Campomorone del Partito Democratico che ponesse il problema di che cosa stava succedendo all'interno di quel cantiere, probabilmente ancora oggi non sapremmo nulla. E a fronte del fatto che hanno detto che sono stati sforati i limiti dell'amianto, non hanno avuto neppure il coraggio di fare un'ordinanza, che non si tratta di essere sovversivi o di essere persone che sono contro il TAV, si tratta di essere persone oneste con la schiena dritta. Se ci sono stati gli sforamenti d'amianto e tu sei un amministratore pubblico degno di questo nome, fai un'ordinanza e immediatamente scegli la chiusura del cantiere, per un principio molto semplice, che è il principio di precauzione. Guardate, io, sapete, sono sempre molto ottimista. La battaglia non è chiusa, la partita non è chiusa. Il movimento è stanco, sì, il movimento è stanco, è inutile che lo nascondiamo. Sono stanco io, che in qualche modo sono stato uno di quelli che ha tirato tanto. Siamo stanchi perché noi non siamo pagati per devastare la Pieve, per devastare Radimero, per devastare Moriasti, per devastare Arquadro. Noi lavoriamo, ci svegliamo al mattino presto, andiamo a lavorare, andiamo a scuola, abbiamo una vita come tanti. E in qualche modo ci siamo trovati a combattere contro qualcosa che è molto più grande di noi, qualcosa che è molto difficile, no? Da mettere in discussione. Resta però il fatto che ci sono ancora delle partite importanti rispetto a cui la parola fine non è scritta. Sapete che c'è stata la nuova determina del Ministero dell'Ambiente che sta dicendo a COCIV le regole che ho utilizzato fino ad oggi per scavare amianto sono carta straccia. Poi un'ora fa arriva questa sentenza del TAR, ma ci sembra di capire che è una sentenza su una questione specifica della cava di Cravasco, e quindi tutta la partita su come verrà fatto lo smaltimento dell'amianto è una partita ancora aperta. È chiaro che se quella determina dovesse andare nella direzione voluta dal Ministero dell'Ambiente, anche grazie a quello che è successo a Cravasco,
I costi di realizzazione dell'opera sono destinati a aumentare chissà di quante volte, perché smaltire lo smarino contenente amianto si fa in Germania, discariche speciali, e quindi in qualche modo si tratterà di vedere che cosa succederà. Io penso che a partire da questo, e a partire dal fatto che le cose peggiori devono ancora succedere, tipo quando i cittadini di Arquata, sapete, vengo da lì, si troveranno senza acqua, no? Nel senso, l'hanno scritto loro che l'acquedotto di Sottovalle viene devastato, sappiamo che le fonti di Berlasca verranno intercettate, e probabilmente quello sarà un altro passaggio che determinerà una reazione, una risposta. Oppure quando porteranno la talpa, la fresa TBM, per scavare il tunnel di valico ad Arquata, dove sappiamo che quello è il punto in cui c'è la più alta possibilità di trovare amianto, molto più di dove l'amianto l'hanno già trovato, a Cravasco. Molto probabilmente, se abbiamo la forza di non mollare, se abbiamo la forza di continuare a crederci, l'ultima partita sulla vicenda del terzo valico, vedremo chi la scriverà. Una cosa comunque sono certo: io continuo a pensare che il terzo valico lo fermeremo, io continuo a pensare che dobbiamo continuare a metterci in gioco, ma se per sbaglio non ce la faremo, guardate, noi fra 30 anni potremo alzarci, guardarci allo specchio, guardare con orgoglio e con fierezza i nostri figli. Altri hanno solo da vergognarsi per quello che hanno fatto. Volevo chiedere se c'è ancora qualcuno che ha desiderio di fare un intervento, altrimenti possiamo dire che ringraziamo tutti per essere venuti questa sera, speriamo di avervi dato un quadro di informazione minima sufficiente per farvi capire cosa succederà, e questo è solo l'inizio purtroppo, quindi stiamo con le antenne, con le orecchie tese, con le antenne dritte, perché c'è ancora, abbiamo ancora tanto da fare. Grazie a tutti e buonanotte.